Seconda domanda, stabilisci il verso della corrente elettrica nelle bobine in modo che l'induzione magnetica B annulli la deflessione elettrica. Sappiamo già che la forza elettrica va verso il basso, quindi la forza magnetica deve andare in alto. Affinché l'elettrone in moto verso sinistra subisca questa forza magnetica in alto, il campo B deve entrare nel foglio. Infatti, applicando la seconda regola della mano sinistra, perché si tratta di un elettrone che ha carica negativa, si pone il pollice verso sinistra lungo la velocità, l'indice a entrare nel foglio, cioè nella figura, l'indice è il campo B e il medio viene una forza verso l'alto. Per generare questo campo B che entra è necessaria una corrente che scorre nelle bobine di Helmholtz in senso orario per la prima regola della mano destra. Le dita lungo la corrente, il pollice indica B che entra nel foglio. Quindi la risposta è verso orario. La condizione di traiettoria non deviata, si ha quando le due forze sono uguali opposte, i loro moduli uguali, i loro moduli sono questi, QE e QV0B. Ci sarebbe seno di 90 gradi perché l'angolo tra V0 e queste linee di B che entrano nel foglio è un angolo di 90 gradi. La carica si semplifica, nel caso dell'elettrone sarebbe meno E, oppure semplicemente E se consideriamo solo il modulo, ma comunque la carica dell'elettrone non conta perché si semplifica e possiamo calcolare la velocità di questi elettroni dal rapporto dei campi. Infatti questo è un selettore di velocità. I campi li calcoleremo più avanti, e intanto possiamo dire, anticipare che verranno questi risultati e quindi la velocità di questi elettroni sarà di 3, circa 3,4 per 10 alla settima metri al secondo. Vediamo l'unità di misura, come viene fuori questo metro al secondo, dal rapporto tra il campo elettrico, Newton su Coulomb e il Tesla, l'unità di misura del campo induzione magnetica. Newton su Coulomb lo ricopiamo, Tesla scriviamo Newton su ampere metro, poi al posto di ampere scriviamo Coulomb al secondo, Newton è già andato via, Coulomb va via con Coulomb e rimane metri al secondo. Vediamo anche che questa velocità è poco relativistica perché siamo a circa un decimo della velocità della luce, che vale 3 per 10 alla 8 metri al secondo. Quindi stiamo a poco più del 10% della velocità della luce. Gli effetti relativistici sono ancora piccoli.